Ciao a tutti ragazzi, sono DeidemeBX e bentornati in questo nuovo video. Oggi sono qui sul canale di Noi Malati di Foot per portarvi un altro episodio dei Potential Upgrade and Downgrade. Io come sempre vi esorto a lasciare un bel like a questo video e soprattutto commentate con i prossimi giocatori da fare. Inoltre andatevi a rivedere i scorsi episodi di questa serie, visto che la faccio con Enigma, un episodio io, un episodio Enigma. Quindi eccomi qui, direi subito di partire con questi quattro giocatori, andiamoli a vedere. Il primo giocatore è Depay, che passa da 78 a 82, quindi è un upgrade. Direi che se lo merita alla grande, visto che questa stagione ha fatto 22 gol e 7 assist in Eredivisie. Poi è passato al Manchester United, quindi sarà uno dei giocatori secondo me chip più forti della Barclays. Io l'ho portato ad 82, quindi più 1 di velocità, più 8 di tiro, perché aveva davvero un tiro veramente veramente scarso, più 3 di passaggio, più 4 di dribbling e più 2 di fisico. Secondo me, come ho già detto, sarà veramente veramente forte. Costerà abbastanza, anche perché si trova in Barclays, ma con i press ranges alla fine sarà comunque abbordabile. Primo downgrade di oggi è Ribéry, che passa da 88 ad 87. Secondo me l'upgrade di meno 1 ci sta, perché questa stagione comunque non ha fatto grandissime cose. Ricordiamo che ha fatto 9 gol e 7 assist. Per un giocatore del suo calibro sicuramente ci si aspetta di più, quindi l'ho portato ad 87. Meno 1 di velocità, meno 1 di tiro, meno 3 di passaggio, meno 2 di dribbling, meno 1 di difesa e meno 2 di fisico. Quest'anno in FIFA 15 è stato usato veramente poco, per via della posizione arretrata e per via del fisico, quindi speriamo che nel prossimo FIFA, in FIFA 16, verrà usato un po' di più. Felipe Anderson è sicuramente una delle sorprese della scorsa Serie A, infatti passa da 73 ad 80, quindi da argento ad oro. Per la stagione che ha fatto sicuramente è il minimo. Ricordiamo che ha fatto 11 gol e 7 assist. Prima di tutto le stelle skill passano da 3 a 5, sicuramente meritate. Poi più 8 di velocità, più 10 di tiro, più 5 di passaggio, più 7 di dribbling, più 8 di fisicità. Stessa cosa di Depay, secondo me verrà usato veramente veramente tanto, per via delle sue caratteristiche e per via della sua valutazione, che alla fine è 80. Ultimo giocatore di oggi è Van Persie, che passa da 88 ad 86, quindi downgrade per lui, anche cambio di squadra, quindi dal Manchester United passa al Fenerbahce, quindi una lega turca che alla fine è una lega minore, e quindi ho deciso di downgradarlo di un bel po'. Meno 4 di velocità, meno 2 di tiro, meno 1 di passaggio, meno 1 di dribbling, meno 3 di difesa, più 2 di fisico, perché forse il fisico veramente era pochissimo secondo me in FIFA 15. Quindi ragazzi, per questo video è tutto. Io come sempre, come ho già detto ad inizio video, vi esorto a lasciare un bel like a questo video. Cerchiamo di arrivare a 50 mi piace per rivedere un altro episodio dei Potential Upgrade e Downgrade. Commentate qui sotto con i prossimi giocatori da fare. Iscrivetevi al canale di Noi Malati di Foot se non lo siete, e passate anche per il mio canale DavidMBX, lo trovate qui sotto in descrizione. Noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti!